superato l'anno anche con la media del 7, che è un buon traguardo dal 3 in latino e 4 in matematica. Federico, l'allievo, fa la seconda scientifico, Daniele, il maestro, l'ultimo anno di lettere e filosofia. Io vorrò essere come lui anche quando verrò all'università. Sono sicuro che verrò qua ad aiutare altri ragazzi che saranno come me. Storie del genere qui a Porto Franco sono all'ordine del giorno da 10 anni, da quando cioè Don Giorgio Pontigia, amico di Don Giussani, ebbe un'intuizione: appassionare allo studio chi per lo studio credeva di non avere passione, come Federico o Mohamed, egiziano di fede musulmana. Invece tu sei? Cristiana cattolica. E com'è l'incontro? Bello, cioè, nel senso, non siamo definiti dal fatto di avere due religioni diverse, questo è chiaro. Si festeggia la sede rimessa nuova, aziende pubbliche e private, istituzioni e politica in tanti hanno contribuito, e non per un semplice dopo scuola gratuito. Questo è un luogo di relazione, è un luogo sicuramente sostenuto dalle istituzioni, ma un luogo che vive grazie al straordinario volontariato fatto da centinaia di professori, di docenti. Esattamente quella passione per l'educazione inseguita da Don Giussani. La passione per lo studio, al di là di qualsiasi ideologia, qualsiasi esperienza, che qualcuno che abbia un'esperienza da trasmettere come adulto, se questo si sostiene potremo salvare la scuola, altrimenti affonderà da sola. In questi 10 anni sono state 100.000 le ore di aiuto allo studio offerte da 2.400 volontari a quasi 7.000 studenti milanesi.